Officine dal Zotto. Lavorazioni meccaniche di alta precisione per l'aerospazio e la difesa. Il tempo di Natale è davvero qui, si sente tutta l'atmosfera natalizia. Siamo a Cogolo del Cengio e andiamo alla scoperta di un meraviglioso territorio, una pace dei sensi, possiamo dirla così. E poi c'è artigianato locale, ci sarà Babbo Natale, gli elfi, scopriremo tantissime cose e vi portiamo con noi a Mosaico. Siamo con Piergildo Capovilla, sindaco di Cogolo del Cengio, in una giornata straordinaria che ci ha regalato dei momenti incantevoli. Abbiamo fatto tante esperienze qui a Cogolo, a testimonianza di quanto l'impegno dei tanti artigiani, ma anche dei tanti abitanti di questo luogo, insomma, ha dato degli ottimi frutti. Sicuramente senza l'aiuto delle persone fisiche che hanno dato il suo contributo e anche tutte le aziende e soprattutto anche gli artigiani che hanno fatto queste cose veramente bellissime, non ci sarebbe il mercatino. Al di là del mercatino in sé ci sono anche tanti eventi che oggi si susseguiranno per allietare le tante persone che verranno qui a Cogolo. Quest'anno abbiamo chiamato i Cainassi, che è una cosa bellissima, perché bisogna dare sempre qualcosa di nuovo a questi mercatini, perché portano un valore enorme per il nostro territorio. Valore che un territorio ha già in sé, abbiamo parlato prima di turismo, di promozione del turismo che passa anche per eventi di questo tipo. È importantissimo avere la possibilità di fare conoscere le attività e anche il paesaggio, la zona storica del paese, perché è meravigliosa. E lei ha una giunta che la supporta in tutto, quindi vogliamo fare un plauso a loro. Sicuramente sì, mi sopportano tanto, si supportano tanto, perché veramente lavorano tanto. Poteva mancare un po' di colore qui a Cogolo del Cengio? Assolutamente no. Incontriamo Roberto Nerosi, presidente del gruppo ciclo storico I Cainassi. Oggi avete portato veramente tanta gioia qui a Cogolo del Cengio con questa rievocazione storica. Noi facciamo la rievocazione storica e rappresentiamo gli antichi mestieri fatti in bicicletta. Queste sono le biciclette dell'economia e vanno dal 1920 al 1960. E naturalmente quelle note, panettiere, arruttino, lattaio, eccetera. All'epoca ce n'erano circa 165 biciclette di antichi mestieri e oggi siamo in questo contesto meraviglioso. Le vostre fonti storiche sono tutte legate alla documentazione, come fate a reperire quelle che sono veramente le fonti importanti? Ci sono fonti storiche ancora viventi, quindi abbiamo ancora dei dati certi e poi naturalmente sono stati scritti anche dei libri e altri documenti che si trovano. Sono le biciclette comunque del mestiere di chi non aveva il mestiere, i due dopoguerra. Quindi la fame, la povertà, la necessità di portare a casa un pezzo di pane. E siamo insieme a Manuela Dalla Vecchia, che è assessore al sociale e alla cultura del comune di Cogolo del Cengio. Oggi però in una veste un pochino più particolare, perché è l'elfo aiutante di Babbo Natale. Vi siete tutti voi della giunta messi in gioco oggi. Sì, è vero. È un progetto a cui crediamo tantissimo. E poi, a dire la verità, ci divertiamo, torniamo tutti un po' bambini e quindi travestirci da Babbo Natale, da elfo, è veramente proprio un tornare bambini. E questo ci piace e poi la cosa più bella è vedere le facce dei bambini, come ci accolgono anche solo per una caramella, però è la felicità di questi bimbi. E anche parlando con il sindaco ci siamo resi conto che la soddisfazione delle persone che vengono qui oggi a Cogolo del Cengio è la priorità, no? Voi per tutto l'anno fate questo, comunque un continuo, no, scambio con quella che è la vostra comunità. Beh, certo, noi siamo molto molto attenti ai bisogni delle persone, soprattutto i più deboli. Io, essendo assessore sociale, naturalmente sono un po' più predisposta a questa cosa, quindi cerchiamo proprio di venire incontro ai bisogni delle persone. Infatti in questo momento stiamo aspettando, no, degli ospiti speciali. Esattamente, stiamo aspettando il gruppo dei ragazzi diversamente abili, io li chiamo per nome, ed è tradizione che il primo giro del trenino viene fatto proprio con loro. Poi vedrete la felicità di questi ragazzi, perché poi c'è il giro per il paese e poi c'è la tradizionale cioccolata alla gelateria da Ieio, quindi è proprio un momento che aspettano.
e io mi sono completamente immersa in questa atmosfera natalizia e adesso c'è ad aspettarmi una persona importantissima, niente poco di meno che Babbo Natale. Rone Zanini, capogruppo in consiglio comunale, che si è completamente messo in gioco oggi e diventa per noi Babbo Natale. Oh oh oh. Buongiorno e benvenuti a Cogollo del Cengio. Sono qui con il mio fido elfo, pieno di caramelle per i nostri bambini, ad aspettarvi per una bellissima giornata assieme, per vedere il centro storico di Cogollo del Cengio e per fare una grande festa in previsione del Natale. E mi raccomando, bambini, fate i buoni. Siamo con Roberto Turco, qui stiamo praticamente parlando di formaggio perché siamo davanti allo stand di Brazzale, che non è originario di Cogollo del Cengio ma ha ben due stabilimenti in questa zona, quindi testimonia un grande legame con questo territorio. Noi siamo originari di Zanè, a Vicenza, e siamo l'industria lattiero-casearia più antica d'Italia con burrificio dal 1784. Abbiamo due stabilimenti qui a Cogollo del Cengio dove produciamo il nostro burro superiore Fratelli Brazzale e poi abbiamo uno stabilimento robotizzato per la stagionatura del nostro Gran Moravia. Parliamo di questo stabilimento robotizzato. In questo momento appunto tradizione e innovazione si coniugano. Noi abbiamo quattro robot che praticamente fanno il servizio che una volta facevano e i nostri vecchi, praticamente prendono le forme del Gran Moravia dal bancale, la posizionano sopra dei rulli e le posizionano nella stagionatura che c'è all'interno dello stabilimento. A garanzia comunque del rispetto totale della tradizione, il Gran Moravia è poi un fiore all'occhiello di questa azienda. Certo, è il nostro cavallo di battaglia che noi valorizziamo tantissimo. Questo che abbiamo qui è un 24 mesi di stagionatura fatto nel nostro stabilimento in Repubblica Ceca. E ci sono novità prodotte qui nel territorio di Cogollo del Cengio? Certo, il nostro burro superiore Fratelli Brazzale viene prodotto nel nostro stabilimento qui a Cogollo del Cengio, nel nostro burrificio, proprio del burro superiore Fratelli Brazzale. E abbiamo incontrato Marta, che rappresenta un po' il comitato genitori qui di Cogollo del Cengio, proprio perché oggi vi state impegnando tantissimo per raccogliere dei fondi utili alle scuole. Fondi appunto che poi utilizzeremo per sostenere progetti all'interno delle scuole, come un progetti di teatro o sport, o dipende quello insomma che è necessario. Che cosa avete organizzato in questo stand? Un classico gioco giro della ruota con premi sicuri per i bambini, confezioni di Natale con marmellata, fette biscottate, e le nostre candele che vengono realizzate a mano in un laboratorio di Trissino, candele durature circa 72 ore, molto profumate, che possono decorare anche i bambini, quindi comunque sempre con un laboratorio per bambini. Tempo di Natale è tempo di avventure straordinarie e anche oggi qui a Cogollo del Cengio c'è un trenino che ci aspetta. Noi adesso lo prendiamo e andiamo a visitare questo meraviglioso luogo. Sindaco, sembra proprio che qui a Cogollo del Cengio sia già Natale. Noi con questo treno adesso attraverseremo, no, delle strade importanti di questo luogo. Ce le vuole illustrare? Ci dice dove andiamo? È tutta la parte vecchia, la via più bella, più allestita è via Roma. Adesso passiamo col trenino e vedremo gli artigianati, le donne che hanno fatto tutti questi lavori, questi pinguini. È una cosa meravigliosa. Sono mesi e mesi che lavorano. Tutta la comunità si è stretta intorno all'organizzazione di questo evento, vero? Una buona parte del paese sì, ma veramente sono state brave, devo fare i complimenti a tutte le donne perché hanno fatto mesi e mesi di lavoro. È arrivato il momento anche per noi di fare merenda e siamo con Marilena. A Natale non possono mancare le frittelle di mele. Frittelle di mele, certo, è la nostra, il nostro punto forte. Dopo abbiamo anche le castagne e il vin brûlé. Il vin brûlé, la cioccolata, il tè e vini sfusi, freddi e le bibite. Tanta gente oggi che viene da voi. Abbiamo avuto fino adesso, speriamo nel pomeriggio di avere ancora più affluenza, ecco, vi aspettiamo tutti. E
e come nella migliore delle tradizioni ovviamente sono in braccio a Babbo Natale, perché appunto Natale si avvicina e quindi gli ho detto quali sono i miei desideri. Ma soprattutto parliamo di questo trono, è un trono che qui a Cogollo del Cengio è stabile, vero? È molto stabile, è stato eseguito dai nostri volontari bravissimi che hanno addobbato le vie in maniera stupefacente. E tutti i volontari, sia cittadini che poi la Pro Loco, e il gruppo di Casale, e i gruppi dei genitori delle scuole, che hanno trasformato Cogollo del Cengio in una magia per questo Natale, sperando che questo Natale porti pace in tutto il mondo, perché tutti i bambini meritano di essere felici. Grazie a voi che siete stati qui i nostri ospiti e un buon Natale da Babbo Natale di Cogollo del Cengio. Voglio terminare proprio così questa puntata di Mosaico, perché evidentemente è stato già detto molto, l'atmosfera che si respira qui è veramente fuori dal tempo, fuori da tutto quello che riguarda le cronache in questi momenti, quindi stiamo respirando un Natale di pace, anche se non è ancora arrivato, però è stato un grande regalo per noi. Grazie e arrivederci alla prossima puntata di Mosaico. Oh, oh, oh.